Carino qui. Però quanta gente per le scale. Prego. Come va? Che dura questo scandalo? Ma lo sai che ha fatto cascare mio figlio spingendolo? Se la fa con il giornalista dell'ultimo piano. È proprio uno schifo. È una sgualdrina di lusso, ecco cos'è. Ma li hai sentiti? No, ma chi? I tuoi cari inquilini, mi hanno insultata. Puttana, mi hanno dato della puttana. Adesso tu scendi e le sistemi quelle lì. Devi picchiarli, hai capito? Loro mariti, tutti. Io lo farei. Su, lo sai che lo farei subito. Ma dobbiamo essere prudenti. Verrebbe la polizia. Tu saresti interrogata, arrestata. Ci vuole prudenza, pensa allo scandalo. Non bisogna accettare compromessi con quei tipi. Un po' d'acqua. E adesso cosa faremo? Certo, non posso tornare qui. È semplicissimo. Cambierò casa. No, no. Sarà una cosa lunga. Lascia fare a me. Tu non ti preoccupare. Avrai mie notizie molto presto. Appuntamento stasera, ore 5, Rue Costantinople 127. Fatti aprire l'appartamento affittato dalla signora Duroy. Tua Clotilde. È qui che la signora Duroy ha affittato un appartamento? Sì, signore. Potete accompagnarmi? Certo, signore. Lei è il signor Duroy? In carne ed ossa. Non c'è neppure da fare le scale. È proprio qui a pian terreno. È questa. Grazie, signora. L'appartamento mi costerà un occhio. Bella idiozia ho fatto. Non è un amore, e niente scale se Dio vuole. Si può entrare e venire da questa porta finestra senza essere visti dal portinaio. Devo portarmi un po' di biancheria per cambiarmi. Sono in giro per compere, viene un temporale e io posso rifugiarmi qui per asciugarmi. Avremo una chiave per uno, oltre quella lasciata in portineria, casomai scordassimo la nostra. Ho preso in affitto per 3 mesi.
A nome tuo, naturalmente, perché non potevo mica dare il mio. Mi direi la spesa, no? A me è già pagato, tesoro. Allora dovrò rimborsare te. Amore, è una piccola pazzia che ho voluto fare io. No, 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 questo non lo posso permettere mai. Ti prego, George. Sarò molto felice se questo nido rimarrà mio, tutto mio. Non devi offenderti per questo. Non trovo la cosa giusta, ecco. È denaro mio, denaro della mia dote, capisci? Posso farne quello che voglio. Dimmi che me lo consenti, George, ti prego. Perché sei una gran testona, ecco cosa sei. E tu sei un tesoro, ecco cosa sei. E dovrò andare via presto. Mio marito torna stasera e per 8 giorni chiusura. Ti spiace? Oh, ma certo, piccola Clo. Ma i doveri sono doveri. Che idea venire qua. Sono stufa di merletti, va bene? Mi piacciono queste bettole. Odore di vino forte. La prossima volta puoi invitarci qui. No, qui ci vengo con te, solo con te. Ho l'impressione di essere tornata ragazza. Ma non hai paura che ti vedano? Ci sei tu. È straordinario. Hanno messo tanto di quel vino che mi ubriacherò con il pollo. Vorrei tornare qui, truccata da serva e tu da soldato. No, hai il gusto del teatro. Da ragazzo ho recitato. Me ne lasci un po'. Non so se te lo meriti. Troppo buono per dividerlo con gli amici. Ho voglia di fare l'amore. Sono certa che di sopra ci sono delle camere. Le affittano ad ore. Come fai a saperlo? L'ho letto da qualche parte. Zola, credo, parla di queste osterie dove il padrone cede la sua camera da letto a chi paga bene. D'accordo. Ci provo. Ecco. Puoi salire quando vuoi. Ti è costata cara? Niente è troppo caro per te. Bisogna aspettare un momento. Devono rifare il letto. Illecita questo covino d'amore. Con chi sei già stata qui? Con te, dall'altra vita. Domani andiamo in un grande albergo. Così avrai una donna diversa, no? Dove prenoto? A Ritz, va bene. Appartamento, salotto, camere, fiori un po' dappertutto, champagne dolce, caviale, patè. Io sarò Madame Ricard e tu, Monsieur Dupont. Va bene. Ma adesso saliamo. Non ce la faccio più. Buongiorno. Mi dispiace, signor Duroy. Niente anticipi. Ma io ho avuto una disgrazia in famiglia, lei capisce? Capisco, capisco benissimo, ma vede, ci sono ordini tassativi da parte del signor Valter. Non si può andare oltre una certa cifra, e lei, se mi consente, questa cifra l'ha già superata da tanto tempo. Mi spiace. Grazie lo stesso. Andiamo a fare 2 passi. Ti va? Ma si sta così bene qui. Fuori fa freddo, c'è aria di neve. Sarebbe bellissimo. Ci rotolerei dentro. Dai, usciamo. Ti ho detto che non mi va e basta. Ma perché sei così? Far 2 passi non è mica una colpa. Non ne ho voglia, te lo ripeto. Non seccarmi più, capito? A
Non sono abituata a sentirmi parlare così. Andrò da sola. Scusami, cara, che sono nervoso. Sono carico di noia, fastidi. Non volevo offenderti. Ti chiedo di nuovo scusa. Mi perdoni? Sì. Ma che non si ripeta mai più. E adesso usciamo. Ti prego, restiamo qui. Fammi questo regalo. Mi piacerebbe tanto tenerti qui. Vicino al fuoco. Ti ho detto di no. Mi va di uscire, va bene? Ho dei motivi gravi. Non mi riguardano. Se non vuoi uscire con me, vado da sola. Ma perché non vuoi credermi? Perché sei un bugiardo e lasciami! Non ho un soldo, va bene? Come hai detto? Che non ho un soldo. Nemmeno un franco, nemmeno mezzo franco, nemmeno di che pagarti una bibita al caffè. Ecco il motivo. Ma allora è vero quello che dici? Asciutto, amore, come un fiume in secca. Oh, povero amore mio. Se solo avessi saputo. Mi racconti tutto? Va bene. Mio padre ha attraversato un brutto momento. Lui fa il contadino. E quest'anno è stato un disastro per i campi. Ha affrontato forti spese per comprare degli arnesi nuovi. Aveva firmato anche delle cambiali. Ed era ricorso agli strozzini. E gli strozzini non perdonano. Così. Alla scadenza mi ha chiesto un po' di soldi per non cascare nelle mani di quei mascalzoni. E io gli ho mandato tutti i miei risparmi, più una certa somma che mi sono fatta anticipare dal giornale. E adesso? Sai tutta la verità. Dovrò tirare la cinghia almeno per 6 mesi, per far fronte ai miei impegni con la Vie Française. E pazienza. Nella vita ci sono anche questi improvvisi rovesci. Posso aiutarti io? Non parlarne nemmeno, Clotilde. Oggi ti ho amato più delle altre volte. A domani. A domani. Pensa si trovasse in tasca dei soldi dimenticati. A me una volta è successo. Non sono cose che capitano a disgraziati come me. Mi sentirà. Ah sì, mi sentirà. Avuti in prestito 7 luglio. Ecco, un prestito. Thank you.
Sapessi come sono emozionata, non ero mai stata alle Follie. Ci volevi proprio tu. Ho trovato i soldi per i biglietti sotto il cappello. Tu devi smetterla con questo gioco. Tanto io segno tutto e tra poco ti restituirò il prestito con gli interessi. Vedessero i forestieri. Pensa se ci vedesse tuo marito. Oh, lui detesta il teatro. Ama solo la musica dei suoi treni. E poi oggi si trova a Marsiglia. Parlo con te. Hai perso la memoria o sei diventato sordo? Magari la madama ti ha mangiato la lingua. E dire che ci siamo visti ieri sera. Ma come vi permettete? Levatevi dai piedi o chiamo la guardia. Ehi, amico, quando si è stato a letto con una donna senza pagare, si ha il dovere del saluto, va bene? E adesso sono io che me ne vado. Io, bel topo. Ah, e non cercarmi più come hai fatto l'altra sera. Sono stufa di vederti. Mi avete annoiata, tu e quella là. È un equivoco, uno spiacevole equivoco. Non l'ho mai vista. Quella è una matta. Che vergogna, che disgraziato. Un mascalzone, ecco cosa sei. Pensa se qualcuno ci ha visto. Che porco. Ma Chloe, lascia che ti spieghi. Sì, quella donna l'ho conosciuta, ma tanto tempo fa. È stata la storia di una sera. Non ti credo, sei una bestia. E tu la pagavi con i miei soldi, eh? E già, perché a quella puttana i soldi li davo io. Buonanotte, maiale. Ma Clotilde... Hai un minuto per me? Cosa c'è? Devo chiederti un piacere. Non ne hai avuti già abbastanza da me? Sei l'unico amico che ho a Parigi. Sputa fuori. È un brutto affare. Debiti di gioco. Ti sei messo anche a giocare. È bravo. Il signorino. Quanto devi? 500 franchi. E chi sarebbe il tuo fortunato creditore? Si chiama Carl Ville. Dove abita? In una strada vicina alla Gare de Lyon. Non mi ricordo il nome. Sei un bugiardo, Duroy. Posso darti 20 franchi, non di più. Sei molto buono. È che mi avevano prestato del denaro e volevo... Non mi ci voglio rodere il fegato. Pagherò quella persona quando potrò. Fatti tuoi. Tieni. Hai portato le notizie? Eccole, devo rivederle. Prima le guardo io, Daisy. Simpatico il capo, vero?
Io me lo mangerei, tanto deve essere buono e gustoso. Bisognerebbe che qualcuno si portasse a letto sua moglie. E allora forse le ali del gabbiano tisico si disferebbero. Lui tollera solo Vautrec perché Vautrec è vecchio e non gli fa paura. Anzi, gli fa comodo. Buongiorno, Bellamy. Perché mi chiama così? Ho visto la signora De Marella settimana scorsa e mi ha detto che Lorin l'ha ribattezzata così. È un bel nome, le si addice. Ma prego, si accomodi. Lei vizia la mia amica Clotilde. Sono un po' gelosa, va bene? Non ci vediamo da quella sera al ristorante. Lei scompare, Bellamy, e questo non va bene. Non venivo a trovarla perché era meglio così. Questo è un discorso molto italiano. Quando ero a Roma lo sentivo ripetere spesso. È meglio non vedersi, evitiamolo. Ma tra noi non capisco proprio. Se le confessassi di essere un po' innamorato di lei, non ci crederebbe? Forse no. Comunque può venire a trovarmi quando vuole. Di me non si resta mai innamorati a lungo. Perché? Perché è fatica sprecata. E io lo faccio capire subito. Se lei mi avesse rivelato prima i suoi tremori, io l'avrei rassicurata. Vede, amico mio, per me un uomo innamorato è cancellato dal numero dei vivi. Si trasforma in uno sciocco e pericoloso per di più. Con chi mi guarda con occhi troppo ardenti, io rompo subito ogni rapporto, perché la cosa mi annoia, perché non mi fido e perché considero l'innamorato un cane idrofobo e ne temo i morsi. Li metto in quarantena morale, sino a quando la cotta non sia passata. So bene che per voi uomini l'amore è una sorta di fame fisiologica, ma per me è un po' diverso. Non posso seguire la vostra religione, si fa per dire. Io non sarò mai la sua amante, se lo metta bene in testa. Quindi lasci perdere. È più comodo e anche più elegante. Adesso che il dente è tolto, vuole che diventiamo amici, ma amici sul serio. D'accordo, signora. Farò come vuole lei. Ma se l'avessi conosciuta prima, l'avrei sposata subito. Non sono una moglie comoda, mi creda. E adesso brindiamo al mio mestiere di amica. Devo dirle subito che lei non è molto abile nelle relazioni sociali. Posso parlare liberamente? Certo. Bene, allora vado a fare visita alla signora Walter e cerchi di piacerle. Ho nessuna speranza di furti da quelle parti. È onesta sino alla noia. Ma le sarà utile vederla. Walter ascolta molto i pareri di sua moglie. Quindi sfoderi una galanteria casta e sicura. È in case come quelle che si decidono le sorti di chi vuole arrivare. Non qui, capito? So che al giornale lei occupa un posticino in sottordine. E non conti su mio marito in nessun modo. Ha un brutto carattere e grossi guai con la salute. Cerchi di arrivare a casa Walter piuttosto. Si faccia precedere da un cesto di frutta e da un biglietto. Ecco. Ecco così. Georges Duroy prega umilmente la signora Walter di accettare questa frutta ricevuta stamani dalla Normandia. Questo farà capire che lei ha un po' di terra e le darà tono. Lei è il mio angelo custode. Lasci stare gli angeli, che hanno cose più importanti da fare. E quando vuole, bussi alla mia porta e le sarà aperto. Buoni amici, d'accordo? D'accordo.
Signora, io mi sono permesso... La ringrazio di essermi venuta a trovare. Lei è molto gentile. Mademoiselle Carrier, Madame Rossignol, Madame Laternier, Georges Duroy, un giovane redattore della Vie Française. Prego. Una tazza di tè per il signore. Dicevo, Virginia, che da molti anni non si avvertiva un freddo così pungente a Parigi. Davvero, le ragazze potrebbero finalmente andare a pattinare. Se continua, e lo spero, potrebbe arrestare questa epidemia di tifo veramente preoccupante. Mio marito ha notizie sicure su di un vaccino che preserverebbe almeno i più giovani. E a noi nessuno pensa? Forse sperano che ce ne andiamo per morte naturale. Secondo voi che probabilità ha Linné di entrare all'Accademia? Per me a fargli le scarpe sarà Cabanon Lebas. Ha ridotto in versi francesi, per il teatro, il Don Quixote. Sembra sia stupendo. Lo daranno all'Odeon. Prima voglio vedere. Certi esperimenti letterari a teatro spesso falliscono miseramente. Cabanon Lebas non è certo Hugo. Io il Ruy Blas lo vedrei tutti i giorni dell'anno. Ma anche Linné come accademico non lo vedo molto. Sentiamo il signor Duroy, che è senz'altro più informato di noi. A chi darebbe le sue preferenze? Vede, in queste beghe letterarie io non cercherei di sapere se i candidati hanno scritto o no una traduzione in versi da Lope de Vega. Vorrei invece sapere tutto sul loro cuore, sul loro fegato, sul loro midollo spinale. Lei gioca con i paradossi, signor Duroy. E perché questa scelta, diciamo così, medica? Perché in ogni cosa penso soprattutto al piacere che essa può procurare alla donna. Qualcuno che pensa a noi. Lei è un simpatico benefattore. Se voi, signore, provate un reale interesse all'Accademia, è soltanto per la morte di un accademico. Più ne muoiono e più siete contente. Ma perché gli accademici muoiano alla svelta, bisogna sceglierli vecchi e malati. Del resto confesso che anche a me piace leggere negli echi di cronaca le notizie di un decesso, perché mi chiedo subito... chi sarà il sostituto? E preparo la mia brava lista. È un gioco di società che va molto di moda a Parigi. Sceglieteli dunque ottuagenari e non preoccupatevi d'altro. E ora chiedo scusa di questo intervento, forse un po' spregiudicato, e saluto queste amabili signore perché la Vie Française ha bisogno anche di me. Bel tipo quel Duroy. Di che cosa si occupa il giornale? È un giovane redattore, sbriga soltanto lavoretti spiccioli. Ma sono certa che non tarderà a far carriera. Ho il piacere di comunicarle, signor Duroy, che lei da questa sera è il nuovo capo cronista della Vie Française. Il signor Boisrenard va in pensione e io credo di affidare in buone mani questo nuovo delicatissimo incarico. La cronaca è la spina dorsale di un giornale. Per mezzo della cronaca si possono diffondere delle notizie, lanciare delle voci, influenzare il pubblico e... le quotazioni di borsa. Ogni lettore deve trovare nella cronaca almeno un rigo che lo riguardi. Bisogna pensare a tutti, dai magistrati ai pittori, dal clero agli accademici. E anche le prostitute. Certo. Insomma, signor Duroy, lei è nel cuore della Vie Française. Io sono sicuro che lei assolverà con onore questo suo nuovo, delicato compito. Ah, a proposito, mia moglie è, come dire, una delle sue lettrici, la signora Walter. Un fiuto sicuro, Mi congratulo, Duroy. Io dovrò dividermi tra Forestier e lei, ma comunque mi consideri un amico. Grazie, se potete. Qui starà un po' meglio. Anche se è ancora tutto provvisorio, ma vedrà che presto papà Walter le troverà una sistemazione definitiva. Con Forestier ci si bagna nella politica e ci si sporca facilmente. Di là i veri redattori sono quelli della banda Walter, 5 o 6 deputati che sono cointeressati in tutte le operazioni finanziarie del padrone. Forestier è il loro uomo di paglia. Noi navighiamo nel fondo dello Stato e nei bassi fondi della politica, come dice De Varenne. Comunque, qui l'aria sarà un po' più fresca. I coniugi Walter pregano il signor Georges Duroy di voler gentilmente pranzare da loro giovedì 20 gennaio.
Sono contento per te. Sei scaltro. Ti sei meritato la promozione. Sono diventato buono, vedi? Io sto male, sono uno straccio. Dovrò andare a lavarmi i polmoni nel mezzogiorno. Buonasera, onorevole. Le presento il capocronista della Vie Française, Georges Duroy. Un uomo di cui è bene essere amici. Questo abito le dona molto, signora Forestier. Ho ricevuto la sua segnalazione per quel caso pietoso e incaricato il mio segretario di provvedere immediatamente. Ecco uno che diventerà ministro. Il vecchio Voltaire lo tiene d'occhio da un pezzo. Guarda il padrone che si goda la sua gran serata. In questi casi esibisce anche le figlie. La più bellina si chiama Suzanne. Uno dei più bei partiti di Parigi. Ah, ma Voltaire vuole venderla bene. Naturalmente ne ho degli altri nelle altre stanze, ma sono di pittori meno noti. Adesso sto comprando tutti i quadri di giovani, giovanissimi. Aspetto che diventino famosi. Perché questo è il momento di comprare, perché i pittori stanno crepando di fame. Conosce Bellamy? Non la si vede più. E cosa le è successo? È che io ho molto da fare. Voltaire mi ha dato un incarico che mi occupa completamente. Lo so, ma non è una buona ragione per dimenticare gli amici. Perché non viene a pranzo da noi sabato? Sarò lieta di presentarle mio marito. Certo, signora. Sarà un piacere per me. Posso accompagnarla a casa? No. Perché? Perché la Roche-Mathieu è mio vicino di casa. Mi riaccompagna sempre lui sino al portone quando ceno dei Voltaire. A sabato, Bellamy. Non se ne vada, caro Duroy. Adesso si sta bene. Io detesto le feste, le chiacchiere vuote. Amo il silenzio, il buio. Qui c'è troppa gente che ama la luce finta, che anela al successo. La vetrina Voltaire è ricca. Quella Roche mi pare uno molto in gamba. Lei trova? Beh, dicono che sia uno degli uomini più dotati della Camera. Sarà. Nel regno dei ciechi chi è guercio comanda. No, mio caro Duroy, si tratta di tutta gente gritta, sensibile solo al denaro e al potere. La loro intelligenza affonda nel fango della senna. Del resto, anche loro muoiono. Tutto è destinato a finire. Lei è d'umor nero, caro maestro. Lei dice? Ma no. Se la vita è un monte, io sono sulla cima e vedo con paura il fondo. Lei è ancora molto giovane e sta salendo. Ma io sono 15 anni che mi sento la morte che mi fa il solletico. E mi ha anche tinto di bianco i capelli prima di strapparmi la mia carne fresca, i miei denti, i miei muscoli. Mi ha sbriciolato, capisce? Vede, adesso io avrei voglia di allungare la mano per respingerla. E la scorgo ovunque. Le piccole bestie schiacciate lungo le strade, le foglie che cadono.
Il pelo bianco, intravisto sulla barba di un amico, mi straziano il cuore, mi gridano: la morte, eccola lì. Lei è troppo giovane. Lei oggi non mi può capire. Alla sua età la morte non è che una parola. Ma un giorno lei si accorgerà che respirare, mangiare, bere, dormire, sognare, vivere, insomma, significa morire. Che cosa si aspetta lei? Amore. Ancora qualche bacio e poi lei sarà un impotente. Denaro? E per che farne? Per pagarsi le donne. Cibo? Per diventare grasso e gridare sotto i morsi della gotta. Il potere, la gloria. A che cosa le servono se lei non può coglierle sotto forma di amore? No, no, Duroy, mi creda, essere intelligenti non è affatto un privilegio, ma è soltanto fonte di sofferenza. Lei guardi la gente mediocre, capisce soltanto le grandi catastrofi. Perché? Perché non è assolutamente capace di soffrire. Ah, non si affanni, Duroy. Lei cammini più piano, più dolce. Così le sembrerà di arrivare più tardi all'appuntamento finale. E prenda moglie. Io sono vecchio, disperato e solo. Io trovo il deserto in casa. Vedo la sabbia dappertutto. Se lei sapesse com'è profondo e triste il silenzio della stanza nella quale si vive da soli. Io guardo una parete che mi separa da un vicino che io non conosco. E scrivo delle poesie che nessuno leggerà mai. Sì, sono uno scrittore celebre, dicono. Ma questo non mi serve assolutamente a nulla, perché ormai sono un uomo alla deriva, senza padre, madre, fratelli, figli, Dio. E in questo cielo buio e vuoto, dove si libra pallido l'astro della notte, io cerco la chiave del mistero. Io non so perché mi sono lasciato andare. Dimentichi, Duroy, questo sfogo di vecchio. E continui a vivere. Lei che lo può fare. È molto che fai il giornalista? Soltanto da qualche mese. Carriera rapida. Complimenti. Mi faceva piacere avere i miei amici qui a casa. Ecco perché ho fatto un'eccezione e ho cucinato io. Mi scuserete gli sbagli. Questo arrosto è tenero, ben cotto. Purtroppo non ho fame. Qui sei come in famiglia. E non devi fare complimenti. Appena finito andiamo a casa. Ti ringrazio. Fatico proprio anche a star seduto. A Reims ho visto una bella edizione della Manon di Massenet. Cantava con molta grazia Antoinette Bricard. Mio marito è teatro, bisogna gridare al miracolo. Ma confesso che sovente chiudevo gli occhi per gustare la musica meglio. Scusa la fuga, Clotilde, ma Charles non doveva neanche venire. È stata colpa mia portarlo fuori di casa. Quando partite? Avrei dovuto essere via già da un mese.
Curati, vecchio mio, e torna presto. Ce ne andremo tra 2 o 3 giorni. Non si è dimenticata il nostro patto. Siamo amici e alleati. Se avrà bisogno di me, non faccia complimenti. Una lettera o un telegramma e sarò ai suoi ordini. Grazie, non lo dimenticherò. Madeleine, andiamo! O vuoi che voglia qui? È ridotto molto male. Non ne avrà per molto. È un uomo finito, anche se ha avuto la fortuna di sposare Madeleine. Lo aiuta molto. Lei conosce tutti, parla con tutti, anche se pare che non guardi mai nessuno. E fine, scaltra al punto giusto. Un tesoro per uno che voglia fare strada. Nel caso che... sì, insomma... si risposerebbe presto. Certo. Credo che abbia messo gli occhi addosso a qualcuno. Un deputato, pare. A meno che questi non sia costretto a dir di non per via di certi ostacoli morali. Ma in fondo io cosa ne so? Tu stai insinuando un sacco di cose che non mi piacciono affatto. Non immischiamoci mai negli affari degli altri. Abbiamo già da badare a noi. Dovrebbe essere buona norma per tutti. Tra un attimo dorme. Vengo da te domani alle 5. Lei ha molta pazienza, Girouin. Perché? Il suo collega della Plume esagera. Ce l'ha proprio con lei, sa? Fa insinuazioni spiacevoli, stoccate ironiche e peggio. E per di più non vuol firmare quei corsivi velenosi. Sinora attacchi diretti non ce ne sono stati. Peggio, peggio. Quel serpente dice e non dice. Però non passa giorno che non si pubblichi un rigo contro la cronaca della Vie Française. Papà Walter non può essere certo contento. Girouin, adesso quell'imbecille sta esagerando. Leggi, leggi cosa ha scritto nell'edizione di questa sera. L'egregio capocronista della Vie Française ci informa che la signora Aubert, della quale abbiamo annunciato ieri l'arresto da parte della squadra del buon costume, esiste solo nella nostra fantasia. Orbene, la persona abita al numero 18 di Rue Molière. Ci è facile capire gli interessi che possono avere gli agenti della banda Walter a sostenere quelli di un questore che tollera i loro traffici. Perché il nostro zelante cronista non si occupa dei profitti di Walter invece di smentire notizie verissime? O forse lui è un servitore troppo zelante di quei profitti? E perché tace su molte cose che andrebbero denunciate anche fuori casa Walter? Ah, dunque io sarei pagato per... È un pasticcio. È brutto anche. Il padrone non transige su questo. Vada subito da lui. Girouin, cerchi subito quella donna e smentisca in modo che non si scrivano più cose simili sul suo conto. Io penso alle conseguenze, è una cosa molto delicata per me e per lei. Un giornalista deve essere al di sopra di ogni sospetto, come la moglie di Cesare. Sono stato dalla vecchia Aubert, ecco la risposta a quel mascalzone. Vedete voi se va bene. Un anonimo scribacchino della Plume va in cerca di rogne a proposito di una vecchia, certa Aubert, che secondo lui sarebbe stata arrestata dal buon costume, cosa che io nego. L'incidente è nato tra la donna e il suo macellaio a proposito del peso di certe cotolette. Da qui una spiegazione davanti al commissariato di pubblica sicurezza. Sono stato dall'interessata che mi ha raccontato la storia. Questa è la pura verità. Quanto alle altre insinuazioni del redattore, ci sputo sopra. Sono cose che non meritano risposte, specie se non si ha il coraggio di firmarle. Georges Duroy. Beh, mi sembra perfetta, Duroy. Che ve ne pare, Saint-Potin? Sì, che è quello che ci vuole.
Io la farei vedere prima a Walter e poi la passerei subito in tipografia. Deve uscire nella prima edizione di domani. Se quell'uomo non è un vigliacco, la cosa non potrà esaurirsi sulle colonne di giornale. Si prepari, Durua. La risposta è ignobile. Lei non può tirarsi indietro. Rival curerà i suoi interessi. Ha pensato che può essere l'altro padrino? Non c'è un minuto da perdere. E non c'è che un dubbio. La spada o la pistola? La sagoma è già pronta. Ora lei deve allenarsi con metodo. Pare che il suo avversario sia molto esperto. Si vede che la mano è buona. Però calmo. E cerchi di mirare alle spalle. Non male. Tira un po' a destra, sarà l'emozione, riprovi. Molto bene. E ora seguiti così fino a mezzogiorno. Ah, il nostro avversario mi è sembrato una persona molto aperta. E ha accettato tutte le nostre condizioni. 25 passi e un solo colpo a comando. Noi passeremo a prenderla domattina alle 7.30. L'appuntamento è al bosco di Vésinet. Si eserciti, mio caro. A domani, Durois. Sarà un tiratore scelto. Deve essere certo famoso per i suoi duelli. Ho anche paura. Che schifo. Devo scrivere ai miei. Caro padre, cara madre, all'alba mi batterò in duello. E siccome si sente bene? Benissimo. Ha mangiato qualcosa? Non mi occorre niente, grazie. E allora andiamo. Andiamo. Il dottor Lebrun attende in carrozza. Dottore. Speriamo non ve ne sia bisogno.
tesoro mio, sapessi che emozioni quando ho letto i giornali. A un certo punto ci siamo trovati faccia a faccia e qualcuno ha gridato fuoco. Io ho alzato subito il braccio, ma ho avuto il torto di mirare alla testa. Avevo un'armatura, mentre io sono abituato a pistole molto docili. E così la resistenza del grilletto mi ha fatto deviare il colpo. Se no, addio la Gravon! Basta, basta, ti prego. Adesso che t'ho ritrovato, non posso più fare a meno di te. Ma mio marito a Parigi, così non potrei avere solo un'ora la mattina prima che tu ti alzassi. Ma non voglio più tornare in quell'orribile casa. Zitta tu adesso! Quanto paghi qui d'affitto? 100 franchi al mese. Bene, pago io e vengo a vivere qui. Questa casetta mi va proprio a pennello. Non voglio. Ah, non puoi fare niente. Il contratto è intestato a mio nome. Ti dico che non voglio. E perché? Perché ci porteresti altre donne. Lo giuro, no. E non ti permetto di dubitarne. Davvero? Parola d'onore. Guarda che se mi inganni una sola volta, tra noi due sarà finita per sempre. Per sempre. Vieni a pranzo domenica. Mio marito ti trova simpaticissimo. Buon gustai. Lo hai conquistato. Tu capisci d'agricoltura? I miei sono contadini. Allora parlate un po' di questo, lo farai felice.